L'olio di oliva delle colline Ennesi è, diciamo, un elisir di lunga vita? Assolutamente sì, se viene fatto un olio extravergine seguendo tutte le pratiche agronomiche di trasformazione che ormai sono note, cioè raccogliere le olive al giusto stadio di maturazione, processarle subito, conservare bene l'olio, ecco, tutto questo porta ad avere un eccellente olio che nasce dalla base genetica, cioè dalle varietà in cui, diciamo, leggendo il territorio e studiandoci si capisce una cosa, che qui c'è il coacervo delle varietà che nel tempo sono state autonomamente costituite in Sicilia. Non sappiamo da chi, ma sicuramente sono varietà autoctone. Professore, non è il suo campo, però le chiediamo, in cucina, questo olio di oliva così pregiato, come si usa? Di solito si usa per condire, ma addirittura c'è chi lo usa per friggere le pietanze. Lei cosa ne pensa? Dunque, guardi, sicuramente è il miglior olio per friggere quando parliamo di oli, perché altrimenti dovremmo parlare di grassi saturi, che è tutta un'altra cosa. Ma l'olio ha il vantaggio di essere abbastanza stabile anche a temperature relativamente elevate, cioè il punto di fumo va oltre 170 gradi, mentre gli oli di semi a 60-70 gradi si rompe la molecola e si formano i perossidi. Nel caso dell'olio d'oliva non succede. Se mi posso permettere, a livello culinario c'è un trucco da seguire, perché quasi sempre si sente dire: ah, ma quando friggo con l'olio di semi la pietanza non è grassa, con l'olivo è grasso. Allora, cosa si fa? Tutto ciò che si frigge, sia esso, non so, pesce, il discorso vale anche per l'arrosto, insomma, deve essere freddo, deve uscire dal frigorifero, mentre l'olio deve essere bollente. Questo contatto tra il cibo freddo e l'olio già bollente determina la formazione di una lacca attorno al cibo che si va a friggere, per cui non c'è assorbimento di olio all'interno, quello che può dare questa sensazione. E questo poi non basta, diciamo, se uno vuole togliere l'olio che si è fermato all'esterno, perché si è formata questa pellicola, basta metterlo nella famosa carta, quella Oleata. paglia, no, che assorbe, diciamo, e quindi si annulla assolutamente il... Poi io dico, fate la prova della frittura dell'olio, usate contemporanea un tegamino con olio di semi e un tegamino con l'olio d'oliva. Dopodiché sentirete che l'olio di semi ha cambiato completamente sapore, odore e ha conferito non un odore molto gradevole, un sapore molto gradevole all'uovo fritto. Mentre quando si frigge in olio d'oliva extravergine, ed è importante perché l'extravergine è ricco di composti antiossidanti, che diciamo protegge di più la molecola lipidica. Il sapore dell'uovo si esalta, quell'olio si può utilizzare ancora per una successiva frittura e si va a sentire l'olio che è ancora buono.